un sesto meno 4 quinti più 3 mezzi algebrica per 4. Allora adesso stiamo presentando un'espressione algebrica con il valore assoluto frazionario che ha come difficoltà le quattro operazioni in algebra. In questa espressione vengono affrontati tutti i trabocchetti dell'algebra, il cambio di segno, le moltiplicazioni, le divisioni con il ribaltamento e dove ci sono le righe rosse verranno indicate quelle azioni che nella espressione vengono fatte per prima durante il passaggio. Questa è l'espressione risolta, adesso andiamo a farla. Se volete fissarle, fare un fermo immagine, avete un esempio di un'espressione risolta. Adesso la Giulia ci farà l'espressione passaggio per passaggio, commentata dall'aiuto della voce fuori campo. Vai Giulia. Allora, adesso sta sottolineando le operazioni che vanno che prime, vanno fatte per prime. Dentro le tonde. Quindi quelle dentro le parentesi tonde. Dentro le parentesi tonde. Quindi sono somme algebriche, minimo comune multiplo e come abbiamo imparato l'anno scorso si fanno le somme. Bene, adesso cosa sottolineerà? I calcoli che dovrà fare dentro le parentesi tonde. Ecco, per poter andare avanti in modo ordinato. Senza errore di passaggio. Tutto il resto resta fermo. Sì. Finché non si fanno quelle lì. Esatto. Adesso cosa sottolineerà? Ancora i calcoli che dovrà fare dentro le parentesi tonde. E adesso sta cambiata a diviso in per. Ha trasformato a diviso in moltiplicazione. Facendo cosa? Un ribaltamento. Esatto. Ma ribalta anche il segno? No. Deve solo ribaltare il valore assoluto. Adesso cosa ha sottolineata? Quello che deve fare. Cioè la? La moltiplicazione. Purtroppo Giulia è davanti a quello che scrive, quindi aspettiamo un attimo che si sposta. Se Giulia riuscisse a scrivere, ok, così. Quindi ci vuole pazienza, non correre e non fare passaggi in errore di precedenza. Adesso cosa ha sottolineato? Sempre le... i calcoli che dovrà fare dentro la parentesi quadra. Dentro la parentesi quadra, perché quelle rotonde nella quadra le ha risolte. Sì. Passa alla precedenza 2. Si può spostare con le spalle, bene, grazie. Bene, adesso cosa dovrà fare? I calcoli dentro le parentesi quadrate. Ok, risolvere quel passaggio lì. Ti puoi spostare, Giulia? Così si vede bene. Grazie. Anche qui una somma algebrica.
e vediamo quando si sposta il risultato di questo passaggio. Resta tutto invariato il resto? Sì. Adesso cosa sottolineerà? I calcoli che sempre dentro la parentesi. Andiamo a fare quello lì. Quando sarà risolto quel calcolo lì, passeremo all'altra parentesi, sì, che è quella. Grafo. Perfetto. Giulia, spostati gentilmente. Grazie. Adesso, siccome non ci sta, andrà un po' in qua. Perfetto, e sottolineare cosa adesso? Perfetto. Abbiamo risolto le tonde, abbiamo risolto le quadre, adesso dobbiamo risolvere? Le graffe. Le graffe. La graffa. La graffa. E prima si fanno la per. Dentro? Alle graffe. Allora. Bene. Giulia, vai un po' di qua così si vede. Ecco, 4 terzi. Ha fatto la semplificazione. Bene, siamo alla fine, adesso cosa risolverà? I calcoli dentro alle graffe. Alla graffa? Può fare a meno di scrivere la graffa? Sì. Però se la mettiamo, diciamo, con calma e sicuri, va a risolvere più su perché non ci sta. Ti sposti un attimo che si vede il calcolo, bene. Ultimo passaggio. Meno un sesta. Fai un cerchio e lui torna all'ultimo passaggio. Adesso vorrei commentare un attimo prima di chiudere. Generalmente dove si fanno degli errori facendo un'espressione così? Nei cambi di segni? Sì. Nell'errore di precedenza? Per esempio là dove c'è diviso a 14 meno 14 terzi, qualcuno lo fa con l'uno che è dentro le parentesi? Nel non cambiare ribaltando quando c'è la divisione? Quindi guardiamola con attenzione, seguiamola passo passo, questa espressione, ringraziamo Giulia e la voce fuori campo, e magari interrompendo il video e andando avanti noi per vedere poi se il passaggio che abbiamo fatto è corretto. Quindi usiamo il video non come uno spettacolo, ma come uno strumento a casa per insegnarci e farci vedere come esempio la esecuzione di questa espressione. Oggi è il 21 novembre, vi ringraziamo dell'attenzione dalla terza Bri di Negrà e buona visione.